Era la sera del 14 novembre 82, 39 anni fa. A Palermo si viveva quasi giornalmente un'aria di morte, sangue e piombo. Quell'anno già erano stati uccisi il segretario del PCI Pio La Torre, i tre carabinieri e l'autista giudiziario addetti alla scorta in carcere del boss Alfio Ferlito, il prefetto dalla chiesa con la moglie e l'agente di scorta. Quella sera moriva invece Calogero Zucchetto, 27 anni di Sutera. Era giovanissimo, ma già era un eccellente investigatore al fianco di Ninni Cassarà, alla squadra mobile di Palermo. Con Cassarà aveva inseguito per le strade di Giaculli il super killer Pino Greco e Mario Pestifilippo. Con lui aveva catturato il boss di Villa Abate, Salvatore Montalto. Con lui aveva steso il rapporto Greco-Michele più 161, all'epoca la più dettagliata analisi giudiziaria degli equilibri mafiosi palermitani, futura ossatura del maxiprocesso. Per questi suoi meriti, quella sera veniva ucciso proprio da Greco e Prestifilippo, mentre stava uscendo da un bar con in mano un panino. Oggi, noi di Attivamente lo ricordiamo per il coraggio e la dedizione alla divisa da lui dimostrata in quei difficili anni, per cercare di ristabilire la legalità e la giustizia in un territorio osteggiato da violenti mafiosi senza scrupoli.